Signori, buongiorno e benvenuti nel terzo video di questa piccola serie in Olanda. Oggi video non troppo lungo, ma molto carino, soprattutto perché verso la fine proverò una delizia assurda che fanno solo nel luogo in cui è ambientato questo video. Anche qui, come nello scorso video, purtroppo non ho beccato una giornata di sole, però pazienza. Non vi faccio perdere troppo tempo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla fine. Signori, buongiorno, sono passati un po' di giorni, oggi siamo qui a Zandam, la città dove Nick mi ospita, che ringrazio ancora una volta tantissimissimissimo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Preparatevi perché il prossimo video, non penso il prossimo ma quello dopo ancora, sarà con me nel mio viaggio della vita, perché è il viaggio che fin da quando sono alto così desidero un sacco fare. Comunque, tornando a noi, siamo a Zandam, vi faccio vedere un po' Zandam, una cittadina a 10 minuti di treno da Amsterdam, collegata molto bene, molto facile ad arrivarci, e domani mattina andremo alla cosa che rende proprio Zandam famosa, ovvero, come è che si chiama? Genghis Khan. Genghis Khan. Cara Menona Bruna, guardate i prezzi lì in alto, quanto sono cari qui. Questo, ragazzi, è il peggior kebab che esiste sul pianeta Terra. E non sono io a dirlo. Comunque è pieno di ristoranti italiani. Abbiamo provato la pizza che dovrebbe essere nel prossimo video. Buona, buona, buona. Era napoletana, tanta roba comunque. Super, super cara. Una margherita 10,90 €. Questa invece è la piazza di Zandam. La gente che mangia, beve, fa festa, si ritrova, principalmente viene qua. Ma secondo voi cos'è che sta facendo? Quello sembra che sta facendo la polenta su una barca. Il centro qui è molto, molto carino. Le abitazioni sono super super particolari, sono molto molto colorate, cosa che a me piace veramente tanto. Infatti sono vestito tutto quanto di nero da quanto mi piacciono i colori. Bello poi con tutto il fiumicciattolo che passa tutto 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 in mezzo. Dovete sapere che una volta Zandam era una cittadina popolata da quasi solo cavalli, c'erano più cavalli che persone. Infatti uno dei monumenti simbolo della città è questo cavallino senza orecchie cavalcato da un uomo senza volto. Questo uomo senza volto che sta mettendo in bocca la sua mano a un cavallo, mentre questo qui è un gorilla. Guardate che bella faccia da gorilla, che cavalca un cavallo con una piccola orecchia qui. Proprio per simboleggiare che la mano nella bocca del cavallo vuol dire che il cavallo dominava l'uomo, e poi si è capovolta la situazione con gli uomini che dominano i cavalli. Guardate che bello questo, questo è proprio il simbolo di Zandam. Questa è una casa particolarissima che in realtà è un hotel. Proprio appena esci dalla stazione di treni te lo trovi davanti, è veramente bellissimo. Infatti la stazione è esattamente lì, guardate la strada, tac, e arrivi proprio qui. È il fiume di prima che passa tutto quanto per di qua e arriva appunto da questa cascata fatta in modo artificiale comunque, che abbiamo visto l'altro giorno che ci camminava gente dentro proprio con gli stivali, la tuta fatta apposta per pulirla. Quindi questo posto è tenuto anche molto molto bene. Guardate, c'è scritto là proprio Zandam, siamo già dietro la stazione. Guardate che belle le case che ci sono lì, particolarissime. Guardate che bello qua, mi sa che questo è uno di quei pochi paesi dell'Olanda, anzi dei Paesi Bassi, che è proprio a raso col livello del mare. E come si suol dire, che sei un vento che te parti via anche a te qua. The next day. Signori, buongiorno, siamo alla fermata dell'autobus. Tra più o meno, sì, 3 minuti prenderemo il bus per andare dove dobbiamo andare stamattina, ai mulini di Zandam. Zanzanshans, Genghis Khan, una roba del genere comunque. Sono all'ultimo giorno del mio viaggio in Olanda, ma questo video, cioè, sarà messo tutto quanto un po' strano, perché il prossimo video sarà di Amsterdam, della capitale. E cazzo, mi sono preso il raffreddore, porca puttana, sto di merda. A few moments later. Intanto, quando scendete dal bus, subito un odore pazzesco, anche sul raffreddore lo sento lo stesso, di cioccolato, veramente buonissimo, cacao, perché lì c'è la fabbrica di cioccolato. Ecco i mulini che si vedono subito. Porca puttana. Allora, siamo al villaggio di Zanzeschans, dovrebbe chiamarsi così, ed è praticamente a nord-ovest di Amsterdam. Importantissimo comunque, c'è il divieto della bicicletta, le bici le parcheggiate e non potete fare tutto quanto il percorsetto in bici. E questo è il pontile dove vengono a farsi tutti quanti le foto. Io ovviamente non l'ho fatta a me stesso perché oggi non sono in vena, però è super pieno di turisti, non fatevi problemi a passare in mezzo alla gente come sto facendo io, perché tanto c'è sempre pieno di gente qua. Sì. Allora, siamo dentro il blocco, una delle casette del blocco
di Zans and Chance. Questi sono tutti quanti pezzi di cioccolato. Questo è burro di cacao, questa è una torta di cacao, questo è il famoso pezzo di cacao che mangiava Felipe Massa durante le gare di Formula 1. E questo è proprio il seme, la pianta del cacao. Questo è l'uovo che fa l'animale del cacao. Quando si accoppia fa questo uovo, e poi da questo uovo nasce il figlio del cacao, e il latte che fa questo animale è cioccolata. Guardate che figata, tutte ste birre sono al cioccolato, guarda che roba. Eh sì, il prodotto tipico di questo posto è il cioccolato, infatti lì c'è la fabbrica come vi ho detto, e fanno comunque cioccolato everywhere qui. Pensate comunque qui a Zangezkan, vabbè devo ancora imparare come si dice, si trova la riproduzione del primo supermercato Albertain, che è stato fondato appunto nel 1887. Inizialmente era soltanto una farmacia, poi comunque negli anni si è sviluppato, è diventato supermercato. Non vendono più niente qui, dovrebbe esserci soltanto la sua riproduzione, ma boh, trovarla, vorrei proprio trovarla. Quando è arrivato a questo punto invece giratevi, perché non c'è più un cazzo. Lì c'è il Mole Museum, ovvero museo con roba proprio caratteristica di questo posto, con i mulini eccetera, però non c'è più niente qua. Campi, mulini, campi, acqua, campi, case, campi, e basta, tornate indietro e vi fate tutta speculare. Ciao capretta, vieni. Ciao capretta. Ciao caprettino. Ultima tappa di Zanze Gengis Khan. Qua fa il formaggio. Secondo quanto dice il senpai Nick, ci può assaggiare il formaggio gratis qui. Che formaggio è questo? Questo? Stagionato. Ah, da Harry Willig. Stra buoni comunque questi formaggi. Mai mangiato formaggi del genere? Che buono questo, è tipo la curcuma dentro, buonissimo. Questo invece è lo zenzero. Spettacolare, cazzo. Yeah, I also try chili. Chili. That's very good. Lo voglio del formaggio adesso. Aspetta di assaggiare quello affumicato in fondo di là, è una bomba. Guarda qua quanta forma è, che così, di tutti i tipi. Guarda quanto formaggio parte qua. Questo invece è alla birra. Si sente, tu sei embriago. Oh, spettacolare sto formaggio, noi non abbiamo queste cose qua. È il formaggio migliore, più strano, più particolare, ma allo stesso tempo più buono che ho mangiato in vita mia, è assurdo. Thank you. Allora, i gusti sono questi. Buono, molto salato. Buonissimo, clamoroso sto posto. Erbe, aglio, oh, si sentono un sacco comunque i sapori diversi di ogni formaggio. Non è un nome tanto per dire, cioè si sente proprio il gusto preciso. E quello, la birra, c'è davvero la birra. Sì, sono già ubriaco io. Formaggio di capra con mostarda al miele. Sono un fiato a carne in questa. Questo qui super affumicato è di mucca. Assurdo cazzo, affumicatissimo, si scioglie tipo, è quasi cremoso. Questa è una capra giovane e questa è una capra che sa da erbe e aglio. Questa invece è una giovane pecora. Una pecorina. Se siete amanti delle cose gratis, venite qui a Gengis Khan perché è strabuono, formaggi gratis ovunque. Però comprateli, costano un po' di soldi, ma in Italia non li trovate, tanta roba. Io ne ho già comprati 3-4 formaggi, solo che me li hanno già spediti a Padova col corriere e quindi non ho potuto farveli vedere, cazzo, mi spiace. Bene signorine, questo era Zangezkan, se l'ho pronunciato bene. Spero che vi sia piaciuto, questo sarà venuto un video piccolino comunque. Però la cosa più bella di questo posto è la primavera, quella che non stiamo vivendo noi, ma quindi sono i formaggi, perché qualsiasi cosa gratis mi entra nel cuore, lo sapete. Se dovessi scegliere un periodo per andare in Olanda, sceglierei assolutamente, come ho detto, la primavera o l'estate, perché sono sicuro che tutto il paese, specie i paesaggi che abbiamo visto oggi, rendano molto di più. I Paesi Bassi sono un paese molto green ed il posto che vi ho fatto vedere oggi ne è il simbolo. Se dovessi scegliere due oggetti che rappresentano questo paese, sarebbero i mulini e le biciclette. Detto questo, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Mi raccomando, like e iscrizione se non l'avete ancora fatto, e un commentino qui sotto su quello che pensate, insomma. Noi ci vediamo martedì prossimo con l'ultimo video olandese, in cui è successo di tutto. Posso solo lasciarvi immaginare, vi dico solo che ovviamente sarà nella capitale, Amsterdam. Seguitemi sui social e tutte quelle cose là. A martedì prossimo, baci, abbracci e spuaci. Ciao!